Non è una bella storia l'Oggi, il quotidiano dei ristoratori italiani, lo sapete benissimo. Abbiamo raggiunto proprio improvvisandolo perché stanno per scendere in piazza e per sentire anche la loro reazione al decreto ristoro annunciato ieri dal governo. Il presidente della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con noi il presidente Lino Stoppani. Presidente, innanzitutto buongiorno. Buongiorno anche a voi e ai vostri radioascoltatori e grazie per l'ospitalità. Allora, in piazza oggi per far sentire la vostra voce e il commento immediato alle misure di ristoro, cioè di aiuto economico. Beh, sulla piazza, guardi, abbiamo superato l'indole di un imprenditore che ha la cultura del fare e non quella di protestare. Però se lo facciamo, insomma, in maniera pacifica, ordinata, rispettosa delle regole sul distanziamento e la sicurezza, e per ribadire, insomma, il forte valore economico e sociale di questo settore, per trasferire ovviamente quello che è il disagio, la preoccupazione, l'amarezza dei pubblici esercizi rispetto agli ultimi DPCM, insomma, che fanno male al settore, nonostante, lo diciamo con grande onestà intellettuale, lo sforzo del governo, qui va l'apprezzamento, insomma, per trovare risorse, per tamponare quelle che sono le grandissime emergenze che il settore sta vivendo in termini di indennizzi, crediti d'imposta e di altri interventi sul lavoro, insomma. Però le imprese sono fatte per stare aperte, soprattutto se per stare aperte gli sono stati imposti dei protocolli rigorosi dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, sul quale abbiamo investito anche circa 1 miliardo di euro, insomma, dove quelli che erano gli aspetti di sicurezza erano stati rispettati e questo è il nostro ovviamente punto di vista, non abbiamo prova, insomma, che sia connessione dei ristoranti aperti e la crescita dei contagi. Per cui in questa situazione, con aziende disperate, è giusto trasferire anche l'opinione pubblica, quello che è il disagio, il rammarico, il dispiacere, le preoccupazioni soprattutto di imprenditori che vedono il loro progetto di vita a grandissimo rischio. Stoppani, grazie, non c'è dubbio, noi seguiremo con molta attenzione con i nostri inviati le vostre proteste di oggi, ma sentiamo anche un'altra categoria che è quella degli alberghi, degli hotel. La federazione di categoria nei fatti dice: noi siamo aperti ma i clienti sono ad essere chiusi, con frontiere chiuse, viaggi sconsigliati, eventi sospesi, spettacoli annullati, cerimonie vietate, smart working a go-go. Insomma, sono un po' questi pretesti a cui ha fatto riferimento il direttore generale di Federalberga Alessandro Nucara, che è nostro ospite adesso in diretta, per spiegare per quale motivo anche il settore ovviamente del turismo è in crisi. Allora Nucara, conferma che sono questi, diciamo, gli ostacoli da superare? Assolutamente sì, come ricordavate voi gli alberghi sono aperti ma di fatto sono stati chiusi i clienti. Il presidente Stoppani prima lo ricordava con chiarezza, se penso al fatto che i comprensori sciistici sono stati chiusi, è intuibile, è chiaro a tutti che la prossima settimana gli alberghi di montagna saranno probabilmente vuoti. Se penso al fatto che i congressi sono vietati, così come tutti gli eventi, così come tutte le manifestazioni sportive, è evidente che tutto il traffico turistico che era connesso a quelle attività si blocca. Quando diciamo turismo non dobbiamo pensare solo alle vacanze, che sono una componente importante del turismo, c'è anche una componente di turismo d'affari, lo potremmo chiamare così, di persone che si spostano per lavoro, che vanno la mansione più umile fino al mega direttore generale, e tutti questi hanno bisogno normalmente di servizi di alloggio. Chiaro. In questo momento è tutto bloccato ed essendo tutto bloccato le imprese sono praticamente vuote. Molti sono ancora chiusi da marzo, sì. Qualcuno aveva riprovato ad aprire a giugno, a settembre dopo l'estate, ma molti di quelli che hanno riaperto hanno dovuto fare precipitosamente marcia indietro. Con i magri incassi che si realizzano non si paga neanche la bolletta della luce necessaria per stare aperto. Ecco, direttore Nucara, invece rispetto al decreto ristori, che ovviamente riguarda ampiamente anche la vostra categoria, che cosa ne pensate? Allora, il decreto si rivolge anche agli alberghi e noi abbiamo apprezzato questo gesto di attenzione da parte del governo. In un primo momento le indiscrezioni sembrava che non fosse così. Ieri è stato chiarito ufficialmente che anche gli alberghi sono fra le imprese che riceveranno delle misure di aiuto, sono misure importanti, ma oggettivamente bisogna dire che non sono risolutive. Si parla molto del contributo a fondo perduto, per darvi una media, in Italia gli alberghi riceveranno mediamente un contributo di 8.500 euro. È chiaro, in questo momento tutto è utile ad affrontare le difficoltà, ma si pagano lo stipendio di 3 persone per un mese. Noi probabilmente
dobbiamo pagare lo stipendio a molte più persone, dobbiamo sostenere costi, dobbiamo affrontare spese che questi aiuti da soli non risolvono. La soluzione ai nostri problemi la darà il vaccino, la darà il ritorno alla normalità. Apprezziamo lo sforzo che ha fatto il governo nel recuperare risorse che in questo momento non era facile recuperare. Ci impegneremo insieme al Parlamento per cercare di affinare, di migliorare questo decreto, del quale peraltro in questo momento non sono noti contenuti precisi, circolano delle bozze, non le abbiamo lette, e il testo in gazzetta ufficiale ancora non c'è, lo vedremo nelle prossime ore, sarà possibile esprimere un giudizio analitico compiuto quando ci sarà il testo ufficiale, però ripeto, sicuramente c'è stato un segnale importante d'attenzione che noi apprezziamo. Però detto questo, le cifre che lei ha ricordato sono emblematiche. Voi pensate, un bar che riceve 2.000 euro, un ristorante che magari ne riesce a racimolare 2.005 per un periodo di chiusura o parziale chiusura fino al 24 novembre ad oggi. Questa è la realtà concreta. Grazie al direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in bocca al lupo e naturalmente siamo qui per non mollare mai. Buona giornata a tutti.